Grazie Presidente. Buonasera a tutti. Grazie di cuore a tutti veramente. Siete tanti qui oggi, questa sera con noi. E per noi è un grande segno. Ringraziamo il Sindaco perché da subito ci ha sostenuto in questa iniziativa. E quindi questa cosa ci ha incoraggiato moltissimo a proseguire nel nostro percorso. È diventato subito partner ufficiale della Fondazione, che ha sede appunto qui a Venosa, nel centro storico. E ringraziamo di cuore il Prefetto, Sua Eccellenza, onore averla qui, perché il Prefetto a noi ha dato un grande segno di accoglienza, di amore e proprio di accompagnamento in questo percorso difficile. E ringraziamo il Presidente della Regione che non è venuto qui oggi, non è potuto essere presente, ha mandato una mail che ci ha incoraggiato in questa iniziativa. E ringraziamo il Presidente della Provincia che è qui in rappresentanza proprio per sostenere anche la Fondazione. Non si sono fatti pregare per essere invitati. E ringraziamo il Vescovo, Sua Eccellenza, perché per noi è un segno grandissimo averla qui con noi questa sera, perché è la fede che ci ha fatto percorrere questo cammino. Permettetemi di ringraziare anche i nostri genitori, i nostri fratelli, le nostre sorelle e tutti gli amici per l'immenso amore con cui ci stanno accompagnando. Ciò che ci stanno trasmettendo non può che arrivare da Dio. E quando parlo degli amici, parlo degli amici di Venosa e parlo degli amici di Milano, alcuni dei quali ci hanno accompagnato a Venosa e sono qui presenti. Un ringraziamento speciale va a tutti i genitori che hanno perso un figlio e che sono qui questa sera. Non è facile avere questo coraggio di venire qui. Io li ho visti, alcuni sono anche amici, perché quando si perde un figlio questa perdita sconvolge la vita. Il dolore è immenso e non c'è tutta quella forza di continuare. E i genitori qui presenti possono comprendere. Però il Signore non ci ha lasciati mai, neanche per un istante, nel nostro dolore. E noi siamo certi che i nostri figli ci attendono in paradiso e ci chiedono di continuare il percorso della nostra vita, nell'amore. Un giorno ci riabbracceremo e vivremo uniti per sempre. Prima mi sono commossa e io tutte le volte dico che non voglio parlare molto di dolore, perché ecco, da questo dolore immenso è nato l'amore, è nata questa fondazione. Perché è nata questa fondazione? Siamo stati ispirati proprio dalla nostra cara Rosangela, che a me piace dire, lo dico e ripeto, mi piace dire che è volata fra le braccia di Dio. Avevo solo 23 anni e amava i bambini. E avrebbe voluto dare una mano a quei bambini poveri che soffrono ingiustamente. Lei diceva proprio chiaramente a noi genitori, era capitato quando si discute in famiglia a tavola, lo diceva, tutti i bambini hanno il diritto di vivere con dignità, senza distinzione di colore, senza alcuna distinzione. E io aggiungo oggi, tutti
siamo chiamati a vivere nell'amore, senza distinzione di colori. Non è importante nessun tipo di colore, la politica, no. Tutti possiamo amare, sia se siamo di destra, o di sinistra, o del centro. L'amore non fa distinzioni di nessun genere. Siamo tutti uniti per amore. Certo, è iniziato un percorso, è solo iniziato, perché è un percorso lungo. E siamo stati... non è stato facile, perché non ci rendevamo neanche conto, io e Gino, a che cosa stavamo andando incontro. Era solo una chiamata, dovevamo poi cominciare. E abbiamo girato tanto a Milano, cercavamo un notaio, eppure anche con il mio lavoro mi è capitato di essere notai. Ma notai, dicevano, occorrono dei notai esperti di Onlus. E non è stato facile. Poi ho scoperto che, pensate, a Milano ce ne sono solo 3 o 4 al massimo. Siamo arrivati nelle mani di un notaio. Non ci ha scoraggiato, ci ha solo raccontato e ci ha fatto capire tutte le difficoltà a cui andavamo incontro. Difficoltà che sinceramente non ci hanno scoraggiato neanche un po'. E poi, siccome non riuscivamo a venirne a capo a Milano, cioè noi avevamo la fretta di realizzare, c'era qualcuno dall'altro che spingeva. E il notaio ci aveva proprio consigliato di provare, sentendo che appunto siamo nati a Venosa, la nostra cara Venosa, di provare a sentire di andare a sentire, io andando alla prefettura anche di Milano, avrei dovuto percorrere una strada più difficile, perché non si arriva così facilmente al prefetto o al viceprefetto. E allora invece c'era questa fretta e siamo stati spinti a venire qui alla prefettura di Potenza. E qui, ecco, come avevo accennato a Sua Eccellenza il prefetto, abbiamo proprio ricevuto un'accoglienza che non era un'accoglienza di un'istituzione e basta. C'erano le persone giuste, quelle che proprio hanno capito ciò che avevamo nel cuore, perché è importante capire da cosa partono queste iniziative. Proprio un'accoglienza che ci siamo sentiti accolti, ci siamo sentiti a casa nostra e siamo stati accompagnati fino a qui. Abbiamo spiegato bene a tutti, sia il notaio che la prefettura, quali sono gli scopi della fondazione, perché questa fondazione vuole aiutare proprio i bambini che si trovano in difficoltà, quei bambini che soffrono e che sono pochi, di tanti muoiono anche. E ce ne sono tanti nel mondo, tanti. Noi partiamo dall'India perché lì voleva andare a Los Angeles, ma speriamo veramente di andare anche negli altri parti del mondo. E abbiamo già anche dei progetti da realizzare appunto in India, la costruzione di 2 pozzi e una casa di accoglienza e di cura per bambini che sono abbandonati oppure bambini che non possono frequentare la scuola perché sono distanti dalla scuola. Certo, questo è possibile. Noi abbiamo iniziato, ma abbiamo ricevuto una grande spinta, altrimenti non ce l'avremmo fatta, diciamo, a dargli via. Siamo nati il 12 luglio, abbiamo ottenuto riconoscimenti a novembre, quindi adesso realmente possiamo essere attivi. E ci occupiamo appunto di raccogliere i fondi. E credetemi, sono già arrivate tante donazioni, anche da privati, da parte di parenti, di amici, anche qui da Venosa sono arrivate tante donazioni, tanti bollettini. E noi vi ringraziamo davvero e sappiamo che
ciò che conta è anche raccogliere fondi con iniziative, e ce ne sono tanti, tanti eventi a Milano, ne abbiamo già fatti tanti, adesso il tempo sarebbe lungo per raccontare tutto quello che abbiamo fatto, però sul sito della Fondazione, che è il sito www.fondazionerosangeladambrosio.org, potete proprio andare a visionare tutti gli eventi che sono stati già realizzati, che ci hanno permesso di raccogliere i fondi. Poi ci sono state anche tante iniziative da parte di scuole, anche a Milano. Adesso siamo qui a Venosa e io appunto voglio ringraziare e accennare alle iniziative che già ci sono state. Lodevole è stata appunto l'iniziativa promossa dalla professoressa Ferrara ai ragazzi di una classe della Scuola Media De Luca di Venosa, che hanno vinto un concorso e hanno deciso di devolvere un porto alla Fondazione Rosangela D'Ambrosio. Poi anche l'Istituto Battaglini, io al preside, così come anche al presidente della regione, alla provincia, chiederò appunto di diventare parte della fondazione. E ringrazio l'Istituto Battaglini anche perché ha dato un contributo anche economico, oltre che ha dato la possibilità questa sera di partecipare a questo evento qui in questo luogo. Speriamo di farne tanti altri ancora qui in questo posto. E poi ringraziamo l'Associazione Carlo Gesualdo, il Coro del Sacro Cuore, che a Venosa hanno donato già uno spettacolo alla Fondazione e ci ha permesso di raccogliere dei fondi. Ci sono già altre iniziative qui in fase di realizzazione. E c'è l'Associazione Amici del Teatro di Genzano, che con il supporto della professoressa Amendola rappresenterà Il Piccolo Principe per i bambini delle scuole elementari di Spinazzola e di Venosa. E il ricavato andrà in parte devoluto alla Fondazione. Poi c'è l'Associazione Basilica Arte e Danza di Venosa, che dedicherà il saggio di fine anno alla Fondazione. Due classi della scuola elementare Giovanni XXIII, che con il supporto della maestra Nina Maiorella realizzeranno uno spettacolo Mamma Non Contagi, e il ricavato andrà interamente devoluto alla Fondazione. E ancora l'Associazione Culturale Teatro Mania, diretta da Mauro Maio, che realizzerà lo spettacolo Tre Pecore Viziose, il cui ricavato andrà parzialmente devoluto alla Fondazione. A Milano ci saranno ancora altri eventi e tante iniziative, e fra gli eventi, entro quest'estate, ci sarà anche un concerto di Tullio L'Episcopo, che è cofondatore della Fondazione, è cofondatore perché lui ha visto crescere Los Angeles, quindi ci ha tenuto a far parte della Fondazione, e lo ringraziamo. E anche lui donerà un concerto, il cui ricavato andrà devoluto alla Fondazione. Scusatemi se io ho elencato un po' tutti questi eventi, non sono, credetemi, per fare pubblicità, assolutamente no. È solo perché noi vogliamo dirvi che non siamo soli, che ci sono tante persone che credono in questa iniziativa, credono nella Fondazione, ci permetteranno di divulgare questo messaggio di amore e di solidarietà. Comunque tutte queste iniziative saranno illustrate nel sito della Fondazione e anche su Facebook. Una cosa importante è che noi il 3 marzo, io, Gino, Michela e il piccolo Pietro, con Maria, la nostra amica missionaria, e con Anselma, ci metteremo in India, proprio nel posto dove saranno realizzate queste strutture. Andremo a spese nostre, lo dico perché una cosa che ha colpito anche in questo percorso, non lo so, anche il notaio che ci ha fatto l'interrogatorio internazionale, proprio vedere che fino a quanto ce la possiamo fare, anche con le nostre gambe, andremo avanti senza pesare sulla Fondazione come spese, perché è importante che ogni cifra donata abbia destinazione. E quindi penso di avervi detto tutto, e ringrazio di cuore tutti voi presenti, tutte le autorità. Avanti, vi aspettiamo e speriamo che ci aiuterete tutti a farci conoscere.